Nessuno dipinge. Allora, io mi presento, vivo da 10 anni in Italia, prima a Firenze, adesso a Milano. E la mia esperienza artistica si svolge in Italia. In Francia ci torno ogni tanto, sempre di più, però diciamo che ho fatto i miei primi passi nella vita attiva artistica in Italia. Quindi, ecco, sono francese, però di lavoro e di esperienza artistica italiana. In lingua ho iniziato un corso, un'università d'inglese, ma non è che mi piaceva, lo facevo perché ero più brava in questa materia, però non è che mi cercavo, diciamo. Facevo teatro, ma non facevo arte. Pensavo che ci voleva un book e non sapevo come farlo, quindi a me andava bene anche il teatro, mi piaceva. Ma ho scoperto che non mi piaceva tanto mettermi di fronte alla gente. Infatti la cosa che mi piace con l'arte è che siamo dietro qualcosa d'altro, dietro i nostri pensieri concretizzati, e mi va benissimo. Mi piace questa forma di linguaggio. Nessuno dipinge. Il mio mezzo per esprimere non è stato il disegno. Io sono più nella scultura o comunque nella tridimensione. Dopo non è scultura propria, ma è tutto lo spazio, mi piace, sì. Questo qui è una favola, Gli animali di Bremen. La conoscete tutti, questi animali vecchi che vanno alla ricerca di questa città Bremen per diventare musicisti. Va di plastina, anche qui materia dei bambini, e questa plastilina, la prima cosa che si fa con la plastilina è quando siamo piccoli, vogliamo fare la pallina la più rotonda possibile, a una certa età. Ci proviamo. Un altro lavoro, questo che ti supportava l'altro, per fare anche qui partecipare la gente, si chiama, era scritto riscaldami sul muro, e la gente poteva prendere dell'altalena. Anche qui, io ero sull'altalena, quindi ho ripreso i lati senza vedermi o senza vedere l'altalena, e soltanto volevo ricreare soltanto il movimento, della sensazione, anche il vento, sia quello che ci sta intorno a noi. Questo è un video, si chiama Svolgimento in francese.
dénouement, vuol dire snodare, snodamento, ma anche svolgimento lento, c'era un rumore tipo aereo e guardava e girava così. Dare l'idea che non è tutto sotto controllo, anche se l'uomo vorrebbe controllare tutti, come immaginarsi a controllare i venti, quindi con tre velocità si può staccare quando vogliamo, corso, e qui l'avevamo messo fuori 30, quindi diventava molto tipo come un campo di vento. Qui c'era anche il vero vento che veniva a un po' mostrarsi che non era che non domesticavo tutto, quindi mi piaceva questa fatto della natura e il fatto di artificiale. Nessuno dipinge. Hai sempre l'impressione di dire troppo. E io dico sempre troppo, penso. Mi piace di più quando il lavoro parla da solo. Una spiegazione può rovinare un lavoro. E questo è... Tento di parlare meno. Guardiamo con altri occhi. È un po' come è un po' come guardare, si dice sempre, si capisce la gente, o si sa di che livello sociale, di che tipo di gente sono, se si guarda nelle immondizie. Amate tanto la plastilina, ho visto. Non pensavo. Non lo siamo mai.